Che ha detto droga? Non accettano mai questa proposta. Ciao a tutti, Nabbi e Nabbe. Abbiamo già avuto i primi inconvenienti tecnici. Qui comunque Asgorat. Ciao a tutti, sono Merlot. Prima avevamo fatto una presentazione molto più bella, ma non l'abbiamo registrata. Quindi, ci accontentiamo di questo. Sì, semplicemente pensavo di essere un pro e invece sono un nabbo anch'io, quindi mi unirò alla ad Asgorat e a tutto Tubo Nubo e vi darò una mano a fare il nabbo anch'io. Bene, fino adesso non vi siete persi niente. Abbiamo visto scoperto il dottor Ottavius con un fantastico pigiama. Sì, è un pigiama bellissimo e da dietro gli escono delle braccia e lui era molto contento di questo e stava bevendo, purtroppo non del Merlot, ma del rum. Del rum. Molto bene. Cosa potrà mai andare storto? Quindi adesso studiamo come funziona l'interfaccia neurale intracranica. Un piccolo errore. Da notare che è sul collo e quindi non è intracranica. Un picco di voltaggio. Ok, quindi c'ha 8 voltaggi. Mamma mia. Olè. Andiamo. No. Ancora. Ancora. Probabilità convulsioni 38,5. 38,7. Beh, insomma, si è messo bene. Molto bene. Sicuramente andrà tutto bene. Ci siamo. Doc? Dottore, forse c'è un problema. I problemi sono ovunque se li cerchi. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Ah. Ora mostriamo al mondo la nostra opera. Otto, la nostra rete non isola i neuroni motori. Se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più test. Basta con i test! Ok, questo era il classico tipo nerd silenzioso, zittino. Guarda quanto è felice, alla fine lasciamolo andare. Lei non è un fallito, ma così rischia danni permanenti. La prego. F4 Basito. E non si stacca. No, si stacca. Incredibile. Coraggio. E le braccia dove sono andate? Tornate dentro. Certo. Non solo testare meglio. Vai. Vai. Secondo me lo riaccende appena lui esce. Sì. Lascia la stanza. Sicuro. Sì. Poi lo troviamo che ci fa compagnia arrampicandosi sui tetti. Grazie. Per tutto. Cosa? Poverino. Siamo in diretta dal Grand Central Terminal per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne. Martin Lee è dietro le sbarre. Io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini. E voilà. Prendere una decisione era quotatissima. Che potrebbe cambiare il destino di questa città. Il giorno delle prossime elezioni, ricordate quello che ho fatto. Oggi possiamo sentirci tutti più sicuri. Bugie! Che sguardo. Sì, che poi va bene farsi delle braccia meccaniche per lavorare, ma perché dovete fare con gli artigli laser gialli e cattive? E siamo ritornati nei panni di Spider-Man. Allora chiedevi perché fare le braccia con gli artigli? Perché dovrei sentire Miles. Ma Pete. Ehi Miles, volevo chiederti come hai preso le notizie su Martin Lee. Ascolta, se decidessi di lasciare quel lavoro, io e zia May capiremmo perfettamente. Quando l'ho saputo, volevo tirarmi fuori. No, ma in realtà che c'entra ormai? Ma io ho ripensato alle parole di mio padre. Un eroe è solo un uomo che non molla mai. È vero. Ammesso stia facendo quello che è giusto. Ti ho trovato io il lavoro, ma non sopporterei di saperti ingabbiato dove non vorresti. Queste persone non hanno colpa. Comunque, per i crimini bene, di Martin Lee. A loro serve aiuto. E volare, io Daniele, ma riuscire a parlare mentre uno fa quelle cose sì, è tosto. Sì, decisamente. E Miles, anch'io sono fiero di siamo tutti fieri di tutti. Se avessi voglia di parlarne, chiamami. Grazie, Pete. Vado ora. Devo sbrigare. Adesso la mia domanda è, quando riusciremo a incontrare Venom? Congratulazioni, capitano. Hai catturato il dinamitardo. La chiamo. Non cambia molto.
Il punto è che hai tirato parecchio la corda ultimamente. Dovresti prenderti una vacanza. Non amo le vacanze. Anche se potrei cambiare idea, siete okay, matti andiamo al fista. Ma niente è. Ecco, zitta. Sia May. È un peccato che non è quella di Spider-Man Homecoming. Sono molto felice. Sono preoccupato per te. Gestisci questo posto da sola. A loro serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Hai più avuto notizie del signor Lee? Questa zia May sapeva il fatto suo. È probabile. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo così. Allora, come va con MJ? Ha fatti i fatti tuoi. Diciamo che, insomma, lei... Beh, sai, è un po' complicato. Niente, si è dato. Classico. Sincerità, è così che Ben e io abbiamo superato. Questo lava con la maionese i piatti. Problemi di due. Certo, soprattutto alla vostra età. Tu sei sincero? Su cosa? Sa chi sei veramente. Ehi, alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Oh, ciao. Peter. Beh, questa missione è stata veramente impegnativa. Faticosissima. Watanabe, lasciate un messaggio. Ispezione al trasporto della polizia. Chiamami appena possibile. Spero che il respiro del diavolo sia ancora lì. Al sicuro. Ehi, hey, Yuri, come ti stavo dicendo... Ti meriteresti una vacanza, ora che hai preso Martin Lee. Non amo le vacanze. Anche se potrei cambiare idea, sistemati gli sgherri di lì. Ma niente. Non è rimasta zitta di nuovo. Bello. Altra bomba. Il respiro del diavolo non è più un problema. Ma c'è di peggio. Riker. Dobbiamo sbrigarci. Salta su. Salta su. Che succede? È stato un attacco coordinato, orchestrato dall'esterno. Tutti i bracci della prigione sono compromessi. Tra qualche minuto l'intera popolazione di Riker potrebbe riversarsi sulla quinta strada. Invece il raft? Dovrebbe tenere. È una struttura di massima sicurezza alimentata da una rete elettrica autonoma. Bene. E il respiro del diavolo? Ci pensa la Sable. Ti fidi di loro? Che alternative ho? Che poi ogni volta che dice Sable, mi viene in mente Cable. Non sa tra niente. Non hai messo la cintura! Boom! Adesso questi che vogliono? Vogliono le botte. Fermali! Presto! Ci penso io! Spider Secondino. Forse vi serviva un piano più in piano. Forse questo è un po' di male gli ha fatto, no? Sì, probabilmente. Questo è pure schifo. Spatolta. Adesso? Sono nell'armeria. Sono nell'armeria. È grave. Sembra grave. Vuol dire che alcuni dei detenuti hanno accesso ai lanciarazzi. Ok, è grave. Ci penso io. Oh, 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 calmi. Spalmato a muro. Se tornerete in cella da bravi, potremo chiudere un occhio sull'accaduto. Come si chiama? Orange is the New Black. Più o meno. Online.
Sì, infatti un altro po' resistono più del boss. Vedi sto cazzettone. Adesso chi c'è sta ancora? Dall'alto, sparano dall'alto. Comunque sparano. Ottimo, ma perché i poliziotti tengono in pazzia? Chi ha avuto la bella idea di portare dei lanciarazzi in una prigione? Sì, sì, siamo noi. Però Scarlett Johansson. Sì, ti piacerebbe? Scarlett Johansson trans. Come si fa la cannoniera nel terreno? No, ci hanno dato fuoco qua. Ma no, loro non si bruciano. Qua c'è il poliziotto che non lo so che sta facendo. Abbiamo ancora tutto. Ma che tempo lo vuoi? Strano che non abbiano i spazzolini fatti a coltelli. Ancora in piedi. È difficile tirare giù questo che... Sì, che è boss. È sempre quello di prima, ancora resta. Questo no. Spider-Man, puoi raggiungere quale tetto? Quel tetto. Lassù c'è un agente a cui serve il tuo aiuto. Basta, basta. Arrivo. Ah, oh no, ce n'è ancora uno. O più di uno. Ah, quel tetto. Quel tetto. Ehi, hanno il bastone elettrificato. Qualcuno ha intrappolato lì dentro. L'hanno messo all'angoletto. Avanti, oh, pure con le molotov. Alla fine deve sparare alle spalle. Ma l'ha lasciato cadere di sotto. Sì, è giusto. Arrivano. Perché non bastano questi. Cioè, è un attacco di... Sì, sembrano di... Sì, è quello che stavo per dire proprio. Perché piove, le hanno bagnate. E c'era anche uno gigante. Aiutalo. Beh, certo, grazie. Sì, ci penso io. Oh oh. Ehi, direttore, vieni fuori! Stavo aspettando questo momento! Che c'è? Hai paura? Ora sai cosa si prova. Oh, ehi. Con calma. No, mi devo spostare da comunque qui. Comunque bastava far cadere una saponetta per sconfiggerlo. Sì, probabilmente. Che cavolo è successo? Dove siamo finiti? Comunque dicono che quando vai in prigione devi picchiare il più grosso e avrai in automatico il rispetto degli altri, quindi meno a questo. Ma gli altri c'è meno. Però forse quello di troppo è più grosso. Conviene così che me ne porto su. Oh madonna, quanto meno. Il migliore era il tizio che sia da Rhino del capitolo precedente. Sì. Era un miglior Rhino del Rhino vero. Devo metterli KO. Lo sono morto. Ma questo è ancora in piedi? No, l'ho preso a cagliare tipo.
Guarda, sono gli unici tre che non sono riusciti a evadere dentro da dietro. Quello mi ha preso da dietro, sto schifoso. Non c'è niente da raccogliere sopra in testa, qualcosa là in fondo. No, ma gli mando tipo quello elettrificante, te. Ma ancora in piedi. Cosa vuol tizio? Madonna, oh. Sì, vabbè, qua siamo in Afghanistan. Niente, ancora altri. No, peggio non c'è. Beh, merda, sono stato qui. Andare di là. Questo addirittura con lo scudo. Oh, ma che cacchio ci si spara questo? Sempre troppo. Senza contare quello che mi spara con il fucile a cecchino. Ecco, quello lo devo evitare. Questo è quello che mi fa malissimo. Dice giusto un altro paio per motivarti. Sì, dice vai tranquillo. Basta? Rubano un elicottero. Ok, rubano un elicottero. Cioè, mi spieghi come ha fatto quello con l'elicottero a rimanere bloccato? Dai, carica, forza, 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 forza. Ok. Adesso? Oh, è giusto. Sembra quasi il film The Wonder Woman. Patente e libretto, per favore. È l'elicottero. Non è esploso. Strano. Ok, la situazione si direbbe sotto controllo. Scusa, ma il raptor che non cos'è? Era sicuro. Lo era. Andiamo. Magari non è grave come sembra. Ma... apprezzo l'ottimismo. Ma per esperienza, se sembra grave... questo è Shocker. In genere hanno messo i carceri uno accanto all'altro. È Shocker. No, è lei, non è lei. Signore! Sto scivolando! Presa! Resiste! Che spara per le ragnatele per bloccare? Non lo so. Erano ragnatele? Chi lo sa? Stai bene? Sì. Ma carino. Benvenuti alla festa! Giusto in tempo per qualche fuoco d'artificio. Questi sono super cattivi. Sì. Electro, perché sta liberando tutti? Io vado al centro di controllo per valutare la situazione. D'accordo, io mi unisco alla festa. Dov'è Nick Fury quando serve? Adesso tornate tutti in cella e chiudete la porta a chiave. D'accordo? Per favore? L'unica speranza è tenerli lontano attaccandoli dall'alto. Boom.
Cioè, i superpoteri sono meno pericolosi di prima. Decisamente. Vabbè, ma quelli avevano il bazooka. Questo magari non... queste se mi prendono mi fanno malissimo. No, oppure il superpotere che hanno è solo essere rosso. Però c'hanno gli inibitori di potere intorno a collo. È vero. Già sono finito. Non so, quanti ne volevi picchiare? Tanti. Rhino. Stavolta non è quello di Halloween. Stavolta è quello serio. È ancora più grosso. Ah, ok. Ne sono due. Solo dove dovrei andare? Da qua sono scappato. Stavo a destra. Sotto. B. Forse la porta. Di andare al braccio C. Non lo so. Non so, è incastrato malissimo. Vabbè, prova a vedere di là se si può entrare. È mezza aperta la porta. Quello sopra. Questo qua sopra. Se vuole passi di qua. No, manco per niente. È solo aperto, no? Non vuole che ci passi. Sopra in alto. E poi? Ma così ci devo passare. Ok, scusa. Oddio, che è? Io? Scorpio. Sono in carcere con i criminali che ho catturato nel tempo. È troppo bello per essere vero. Comunque Scorpion, mi scusi un minuto. Se una prigione sono nel mezzo di una telefonata. Non lo so, mettere a 500 km questo punto. Sì. Non accanto alla stanza. Cioè, quindi abbiamo tutti insieme Scorpion. Secondo me rischiamo che diventano 6. Ti ho perso per un attimo. Tutto ok? Non proprio. Electro, Rhino e ora anche Scorpion sono a piede libero. Cosa succede nel resto della prigione? Stiamo riattivando le telecamere. Ti aggiorno a breve. Ok, io resto addosso a Electro. Adesso? Adesso hai girato troppo e hai perso tutto l'orientamento. Ah, no, ce n'abbiamo uno dietro. Vabbè, andiamo là. Ce lo segnala. Avanti, Spider-Man! Pensavo fosse un inseguimento! Oh, ovvio! Cioè, tu mi spari addosso? Come? Come? Con cosa? Con altre... boh. Ah, così dovrei salire. Beh, io salgo, vediamo che succede. C'è la big surprise. Probabilmente devo andare di qua. EA Sports. Sports. Oppure non si va di qua. Forse ecco. Ah no, escono. Solo eccolo. Solo uno squad. Eccolo. Non puoi fermarti, ma la tua insistenza me lo tenga a quanto. Se mi dici per chi lavori, ci andrò piano con te. Comunque ecco le potere finissime. Che ha detto non droga? Non accettano mai questa proposta. Sì, e come dovrei prenderlo? Guarda quanto corre. Io sono finito il mare. Ecco.
mare, il nemico più grande di Urano. Non lo so, non si riprende più. Eccolo. Non è proprio così, però va bene. Preso. Oh. Eeeh, c'è anche Vulture. Vulture, da quanto tempo? Non so, sei persone di sinistra. Scusa, vado di fretta. Sinister Six. Sei ancora dei nostri? Ho capito, mica so veloce. Non lo so, ok, ho riattivato il circuito di telecamere. Cosa vedi? Beh, sembra che l'intera popolazione del Raft sia evasa. Martin Lee incluso. E con lui siamo a 5 dei tuoi nemici giurati a piede di un attimo ho creduto dicessi sul serio. Sono serissima. Devo andare, alcuni di loro sono diretti in città. Vedi, c'è questo punto. Entravo dentro. Ecco dove è. Ah, ok. Adesso è Magneto. Non scappare. Affrontami. Non come niente. Ah, ok, scusa. Ok, con calma. Sì, ma se non eviti. Electro, fermo! Se non eviti. Sali prima che ti diciamo no. Ecco qua, il trappolone. Visto il mio nuovo costume? È abbastanza figo. Sì. Bello, dove l'hai preso? Dai, ce n'è un club esclusivo. Più o meno. Probabilmente si è a giudicare dallo stile. Cioè, pure questo di Rhino, Full Metal Rhino, è figo. Vabbè, ok. Sono Mister Negativo. Manca Mysterio, però. No, serio. Hai visto che nel nuovo film sarà interpretato da Jake Gyllenhaal. Di non ucciderlo. Buona idea. Non dobbiamo neanche lottare se non volete. Ma noi vogliamo essere come. Questa scena l'abbiamo vista nel trailer del videogioco. Sì, in effetti è bellissima, però non mi sarebbe mi dispiaciuto di giocarla. Spina dorsale. Secondo me il pugno di Rhino si è sentito? Sì, l'ho sentito io da qua. lo sapevo. Che era il vero eroe. Ok. Primo e ultimo avvertimento. Primo e ultimo avvertimento di cosa? No, ma vuole aiutarlo. No, non mi sembra. Non provare a intralciarci. Ha sbroccato. È diventato un super cattivo. Sì, ma da un momento all'altro. Sì. Cioè, noi siamo usciti da casa sua e lui era ancora quasi buono. Quando avete si sono sentiti? Avete tutto il vostro compito. Per organizzarsi. E alla fine sarete ben ripagati. Ha proprio organizzato tutto lui. Sì, ha organizzato tutto lui. Vabbè, questo è un colpo di scena pazzesco. In realtà stiamo affogando. Cioè, paradossalmente la testa è sott'acqua. Vabbè, c'è Miles Morales nel caso pronto a subentrare. Tante emozioni, Sì. Ok, quindi Osborne for President, non solo un nome di cui ti puoi fidare. Certo. Sicuramente. Non gli basta fare il sindaco. Spreco di merda. Comunque il costume suo è fichissimo. Però mi fa immaginare come starei io in cosplay, tipo con la panzetta, no? Quindi il motivo per cui non faccio il cosplay è per non sembrare uno di lui. Fin troppi. Questo è praticamente il T-Virus. Troppe menzogne. Adesso trasformerà tutti in Dottor Octopus. È finita, Norman.
È l'ora della verità. Tutti i demoni. Si è messa ovviamente dopo che la... ore dopo, sì. Nel frattempo noi che abbiamo fatto? Ho lottato tra la vita e la morte. Mm. Mary Jane non casca mai invece, porca miseria, sta ancora ecco in piedi. Qua. May, stai bene? Sì, sì. Un fiorellino. Potresti tossisco sangue. Sì. Dalla Sable International, che adesso controlla militarmente le aree di transito. In questo momento gli agenti tentano di contrastare i detenuti evasi ancora da Riker e da Raft. Intanto, il sindaco Osborn ha incolpato pubblicamente Spider-Man per l'evasione di massa. Chiaro. E per l'epidemia, bollandolo come fuggitivo. Ma non è evaso lui. Non ha ancora fornito alcuna prova e molti credono stia solo cercando di scagionarsi. Un'inchiesta del Bugle ha infatti dimostrato che il morbo è stato originariamente prodotto in un laboratorio illegale della Oscorp con sede a Manhattan. Con tanto di scritta Osborn sul... Vuoi spegnere? Sì, no, la malattia Osborn. Però ma le dichiarazioni non trovano ancora risposta. No, l'ha creata Spider-Man. Beh, si è ripreso bene. Dottor Octavius. Da dove siamo usciti? Perché? Non si sa. Potevo fermarlo. Mi ha chiamato l'ospedale. Dicono che sei sparito. Ah, era in ospedale. Non ho tempo da perdere. Secondo i dottori hai 14 ossa fratturate. Quindi ne ho 192 ancora a posto. Ma grazie per l'aiuto. Sto proprio il grosso. Il peggio è stato nasconderti alla Sable. Per loro adesso sei un bersaglio primario. Ne sono onorato. Quindi adesso dovremmo combattere Yuri contro i demoni, non lo so, contro quelli della Sable, contro i Sinister Six. Esatto. Contro tutti. Contro la malattia. Contro la malattia. Contro le ossa fratturate. E si prospetta un bel periodo per Spidey. Sì. Ok, siamo giunti al termine di questo episodio. È stato parecchio rocambolesco. Sì, tra computer che si spengono, sinistri 6 che ci riempiono di botte, evasioni di massa da gente comune che è più forte di boss, in cui siamo stati totalmente influenti, anzi ci hanno dato la colpa di tutto. Quindi perfetto, è stato un grande momento per il piccolo uomo ragno. Per il piccolo uomo ragno di quartiere. Molto bene. Prima di lasciarci, come al solito, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social, che sono YouTube, Instagram, il vostro forno a microonde, che dimentico, Facebook, il frigorifero, e c'è anche un canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti sui nostri video in tempo super reale anche in anticipo a volte. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, se avete commenti, domande, consigli, vi aspettiamo. Ovviamente iscrivendovi qui su YouTube potrete trovare tutti i video portati dai membri di Tubo Nubo. Anche tu ci porterai qualcosa a breve. Spoiler, Kingdom Hearts. Ok, anche se c'è Triss che ne potrebbe sapere di più. No, ma sarà bello proprio perché io non ci gioco da quando ero bambino. Quindi sarà una riscoperta dei feels e dei sentimenti belli. Comunque, grazie a tutti come al solito e a presto. Ciao da Merlot. Ciao.